بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il misericordioso e il clemente. Il nostro sermone oggi porta il titolo Il dovere dell'insegnante e l'apprendista. Lode ad Allah, Signore dell'universo, che dice nel suo nobile libro: Allah innalzerà il livello di coloro che credono e che hanno ricevuto la scienza. Allah è ben informato di quello che fate. Attesto che non esiste divinità oltre ad Allah, l'uno senza alcun associato, e che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e maestro e messaggero. O Allah, concedi la tua salvezza e benedizioni a lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni e a coloro che le seguono con rettitudine fino all'ultimo giorno, seguitando e merito. Diamo il benvenuto così presto a un nuovo anno scolastico, che auguriamo a tutti i nostri figli un anno di serenità, impegno e prosperità. Senza dubbio, l'Islam dà la massima priorità e attenzione alla scienza come animazione dei cuori e lanterna di sguardi. La scienza eleva il suo autore ai ranghi più sublimi dei giusti, sia nella vita mondana che nell'aldilà. È grazie alla scienza che si osserva la parentela e che si conosce il lecito e illecito, con il quale Allah solleva i popoli e realtà capi e sovrani del bene, le cui tracce sono perseguite e gli atti sono assimilati. Allah, gloria a Lui, disse: Di, sono forse uguali coloro che sanno e coloro che non sanno? La cura dell'Islam, cari fratelli, la cura dell'Islam alla scienza e la sua esortazione ad essa è apparsa all'inizio di una nobile rivelazione. Di questo disse Allah l'Altissimo: Leggi, in nome del tuo Signore che ha creato l'uomo da un'aderenza, leggi che il tuo Signore è il generosissimo, colui che ha insegnato mediante il calamo, che ha insegnato all'uomo quello che non sapeva. La prima rivelazione fu quindi un ordine da leggere, perché la lettura è la prima porta della scienza, e poi menzionò la penna o il calamo, che è lo strumento della documentazione e della trasmissione della conoscenza. Questa è una dimostrazione per tutta l'umanità della virtù della scienza e un'esortazione per acquisirla. La scienza occupa una buona posizione e gli scienziati hanno il posto che meritano. Senza la scienza e scienziati, le persone vanno fuori strada. La scienza è una luce attraverso la quale gli studiosi possono vedere le realtà delle cose. Gli scienziati tra la gente sono come le stelle in un cielo. Da loro le persone trovano una guida. Di questo disse Allah: colui che sa che ciò che ti è stato rivelato da parte del tuo Signore è la verità, e forse come colui che è cieco, in verità riflettono solo coloro che sono dotati dell'intelletto. Sembra che in questo versetto le persone sono suddivise in due, scienziati e cieco. Allah mette la scienza contro la cecità. La vista qui è scienza e conoscenza, non lo sguardo. Di questo disse Allah l'Onnipotente: non percorrono dunque la terra, non hanno cuore per capire e orecchi per sentire, che in verità non sono gli occhi ad essere ciechi, ma sono ciechi i cuori nei loro petti. Pertanto il nobile Corano ha elevato l'importanza della scienza chiamandola autorità, dicendo: coloro che polemizzano sui seni di Allah senza aver ricevuto nessuna autorità per farlo suscitano l'avversione di Allah e dei credenti. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, chiarì il valore della scienza e la virtù di impararla, dicendo: se qualcuno viaggia su una strada in cerca di conoscenza, Allah lo farà viaggiare su una delle strade del paradiso. Gli angeli abbasseranno le ali nel loro grande piacere con chi cerca la conoscenza, gli abitanti dei cieli e della terra, i pesci e nelle acque profonde chiederanno perdono per l'uomo istruito. La superiorità dell'uomo istruito sul devoto è come quella della luna nella notte
notte in cui è piena, sul resto delle stelle. I dotti sono gli eredi dei profeti, e i profeti non lasciano né denaro né dirham, lasciando solo conoscenza, e chi la prende, prende una porzione abbondante. Fu narrato che Abu Dharr disse: Il messaggero di Allah mi ha detto, O Abu Dharr, per te uscire al mattino e imparare un verso dal libro di Allah, cioè il Corano, è meglio per te che pregare 100 rak'ah, e per te uscire a prendere una questione di conoscenza, che sia agita o meno, è meglio per te che pregare 1000 rak'ah. Imam Ali, che Allah sia contento di lui, disse: La scienza è meglio del denaro, ti tiene mentre tieni i soldi. La scienza governa mentre il denaro è governato. È come la spesa che il denaro diminuisce, mentre la scienza aumenta con la spesa. La scienza o una buona morale è un Deontologia sublime da cui studente e insegnante devono impegnarsi. Citiamo: la devozione totale ad Allah, gloria a Lui. Entrambi devono cercare con scienza il volto di Allah, gloria a Lui, e guardarsi dall'ostinazione dell'arroganza. La scienza ha un piacere che, quando afferra l'anima dell'uomo, si sporge verso la sfilata. La fama è il desiderio di mettersi in prima linea. Ciò potrebbe influenzare il suo comportamento, dove si considera al di sopra delle persone. Il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, mise in guardia da questo atteggiamento, dicendo: Chiunque cerchi la scienza per discutere con quali sciocchi o sfidare gli studiosi o per attirare l'attenzione della gente su di lui, che quindi cerca il suo posto all'inferno. Citiamo anche il fatto di provare la modestia. Malik scrive ad Ar-Rashid: Quando impari una scienza è necessario che la percezione, il ritmo, la modestia e la clemenza di questo siano viste nei tuoi comportamenti. Per questo Omar, che Allah si compiace di lui, disse: Impara la scienza, impara la serenità e il rispetto per essa, e sii modesto su ciò che impari. La scienza non può andare al di pari passo con l'arroganza o la disobbedienza. Viene acquisita piuttosto con la richiesta, e si aumenta con pietà. Allah è il vero, gloria a Lui, disse: Abbi pietà di Allah, e così Allah ti insegnerà. Allah è onnisciente. Disse anche Allah: Temete Allah, è Allah che vi insegna. Allah conosce tutte le cose. Si dice: Chiunque si comporti secondo ciò che sa, Allah lo farà ereditare le scienze che non conosceva ancora. Il lavoro è una condizione per acquisire la scienza provvidenziale, per amore del giusto servitore. Citato in Surat alla caverna, Allah, gloria a lui, disse: Incontrarono uno dei nostri servi al quale avevamo concesso misericordia da parte nostra e al quale avevamo insegnato una scienza da noi proveniente. Disse Allah l'Altissimo: Facemmo sì che Salomone comprendesse correttamente, demmo ad entrambi saggezza e scienza. Anche disse Allah, parlando del profeta Yahya o Giovanni: O Giovanni, tieni saldamente alla scrittura. Egli demmo la saggezza fin da fanciullo, tenerezza da parte nostra e purezza. Era uno dei timorati. Disse anche Allah: Essi dessero gloria a te, non ne conosciamo se non quello che tu ci hai insegnato. In verità tu sei il saggio e il sapiente. Gli scienziati sono distinti dal rispetto. La scienza ha il suo prestigio, la sua maniera e la sua imponenza. L'indizio è il bel aspetto dello scienziato: il profumo e la distanza da sessioni inutili e assurde. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: Una buona guida, un bel aspetto ed economia sono una delle 25 parti della profezia. Lo scienziato per l'interrogatore è come il medico per il paziente o il malato. Deve trattarlo con affetto e guidarlo sulla retta via.
Muawiyah ibn Abi al-Hakam disse: mentre stavo pregando con il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, uno dei compagni esternutì. Ho detto: Allah abbi pietà di te. La gente mi fissava con sguardi di disapprovazione. Così dissi: guai a me, perché mi fissate? Cominciarono a battere le mani sulle loro cosce e quando li vedevo mi spingevano ad osservare il silenzio, mi arrabbiai, non dissi nulla. Quando il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, ha finito la preghiera, e dichiaro che né davanti a lui né dopo di lui ho visto un leader che ha dato istruzioni migliori di lui, per il quale avrei dato a mio padre e mia madre un riscatto. Giuro che non mi ha sgridato né picchiato né insultato. C'è una serie degli impegni che lo studente deve adempiere. In primo luogo deve preoccuparsi regolarmente di apprendere con un modo instancabile, al punto da non perdere tempo in inutilità. Si dice: la scienza non te ne dà un po' a meno che tu non dia tutto. Secondo, il rispetto per l'insegnante e onorarlo. È vietato a uno studente superare il proprio insegnante, sia per atto che per parola. Ash-Shafi'i ha detto: alla presenza dell'imam Malik ho girato la foglia così con un modo leggero che non riusciva a sentirla. Ar-Rabi'a, che Allah sia compiaciuto di lui, ha detto: giuro su Allah che non ho osato bere acqua mentre Ash-Shafi'i stava guardando me per rispetto. Beato il poeta Shawqi, che disse: mettiti di fronte all'insegnante per rendergli omaggio. L'insegnante si avvicina all'essere come un profeta. Senza dubbio abbiamo un grande bisogno di acquisire tutte le scienze con cui possiamo popolare le nostre vite, tanto quanto quelle con cui la nostra religiosità si adatta. Non abbiamo più il lusso del tempo. La ricerca scientifica, l'invenzione e la creazione sono diventati il compito persistente per giungere al convoglio del progresso, o almeno recuperare una parte del percorso. Ognuno di noi deve avere pensiero creativo, competitivo e ambizioso. Dobbiamo almeno avere il desiderio di creare la comunità al tempo dei nostri grandi antenati e antenati che hanno viaggiato alla ricerca della scienza e hanno fatto grandi sforzi per acquisirla, fino a quando hanno vinto l'avanguardia e sono diventati padroni di tutte le arti e discipline a cui si sono esposti. Erano una fonte pura o una buona lanterna per tutte le nazioni e le civiltà successive. Dobbiamo adottare il seguente slogan: costruiamo tanto quanto i nostri antenati hanno costruito e facciamo come hanno fatto. E lo studente e l'insegnante devono quindi distinguersi dalla buona morale. Le loro azioni devono concordare con le loro parole in modo che abbia un buon impatto sulla società. Quando la comunità stabilì una connessione tra scienza, lavoro e morale, visse in grandezza e sublimità tra le nazioni, dove sono la morale e le scienze e il fiorire esiste. Detto questo, imploro il perdono di Allah sia per me e per voi. Lode ad Allah, Signore dell'universo, affinché la salvezza e le benedizioni di Allah siano conferite all'onesto profeta, alla sua famiglia, ai suoi compagni e ai loro giusti seguaci fino all'ultimo giorno. Quindi, ai miei fratelli nell'Islam. L'Islam, come ripetiamo, elevato la posizione della scienza e quella degli studiosi con un modo indipendente dalle loro discipline. La scienza utile contiene tutto ciò che porta all'interesse delle persone nei loro affari, sia nella vita mondana che nell'aldilà. Questo è il motivo per cui troviamo che il versetto: sicuramente questi sono gli studiosi che si guardano da Allah tra i suoi servi, arriva con occasione del discorso sulle scienze cosmiche, in cui Allah, gloria a lui, disse: non hai visto che Allah manda giù l'acqua dal cielo, quindi
Tiriamo fuori frutti di diversi colori e in montagna ci sono solchi bianchi e rossi di diversi colori e rocce con un modo eccessivamente nere. Esistono colori simili tra uomini, animali e bovine tra i suoi servi. Solo gli studiosi temono Allah. Allah è davvero potente e perdonatore. Allah dice anche in verità nella creazione dei cieli e della terra e nell'alternarsi della notte e del giorno ci sono certamente segni ben educati che in piedi seduti distesi ai loro lati invocano Allah e meditano sulla creazione dei cieli e della terra dicendo: Nostro Signore, non hai creato questo invano, gloria a te. Comprendiamo quindi dalla scienza utile tutto ciò che porta utilità agli esseri umani, scienze giuridiche, arabo, medicina, farmacia, fisica, chimica, astrologia, ingegneria, energia e tutte le conoscenze. La scienza è il fondamento principale della personalità nazionale creativa. Prova a sostegno è il detto di Allah, gloria a Lui, quindi chiedi alla gente del pro memoria scienza se non lo sai. La parola dhikr o pro memoria è più ampia per essere limitata a una singola scienza. Contiene tutte le conoscenze utili. Senza dubbio abbiamo bisogno di tutte le scienze utili per la nostra vita, tanto quanto quelle utili per la nostra religione. L'obbligo indispensabile che incombe attualmente sull'ulima è la correzione di errate concezioni sull'Islam e sui musulmani. Bisogna fare attenzione a diffondere il buon pensiero islamico. Imploriamo Allah, esaltato sia Lui, che siamo tra quelli ulima, onesti, che ci insegnano ciò che non sappiamo, ci fanno ricordare quello che dimentichiamo e ci giudichiamo, guidiamo, ci guidano nella nostra vita quotidiana. Imploriamo Allah, l'Onnipotente, di essere di questi giusti e ci imparare quello che non sappiamo, ci fanno ricordare quello che dimentichiamo e di guidarci alla retta via. Grazie dell'ascolto.